La Lazio, squadra rivelazione dello scorso campionato, partirà praticamente con gli stessi titolari che hanno sfiorato la conquista dello scudetto. Maestrelli, è stata, secondo lei, politica saggia non fare acquisti, non ritoccare l'inquadratura dello scorso campionato? Beh, io penso di sì, perché un campionato come l'hanno fatto l'anno scorso questi giocatori riconfermati, credo che sia difficile, insomma, poterlo avere anche continuamente. Ma lei non aveva chiesto rinforzi alla società? Ma io mi sono attenuto soprattutto che la società, il presidente, potesse riconfermare quelli che hanno giocato l'anno scorso. Abbiamo operato con un acquisto abbastanza solido, quale può essere il Silvini, un giocatore nonostante sia giovane, è un giocatore già di una certa esperienza, e poi abbiamo preso dei giovani che, affiancati a quelli della primavera, formano la rosa completa della squadra. L'anno scorso la Lazio è stata per tutti, forse meno che per lei, una grossa sorpresa. Quest'anno però il fattore sorpresa non ci sarà più, vi conoscono tutti e sarà più difficile ripetere il campionato, il terzo posto. Beh, questo è chiaro, ci staranno un po' tutti col fucile spianati, però abbiamo un vantaggio di avere un anno in più di esperienza e questo è una cosa importante. Diamo uno sguardo al campionato scorso, gli azzurri sono stati a un passo dalla conquista del titolo di campione d'Italia. Che cosa è mancato? Sono arrivati alla fine un po' stanchi, siete partiti un po' troppo svelti? No, non è che siamo arrivati alla fine del campionato stanchi, sono successi due o tre incidenti dopo la fatidica partita con il Milan a Roma e questo ha pregiudicato un po' il finale di campionato. Tuttavia, essere arrivati a due o tre minuti alla fine del campionato nell'incertezza di vincere o meno lo scudetto, per noi è stata una grande soddisfazione. Anche quest'anno quindi partenza lanciata allora? Beh sì, è un po' la caratteristica nostra, è quella di cercare di partire molto bene. Maestrelli, Chinaglia l'anno scorso ha disputato un campionato forse un po' meno brillante di quanto ci si poteva aspettare, lo utilizzerà alla stessa maniera che quest'anno? Ma non sono d'accordo per quanto riguarda il campionato di Chinaglia l'anno scorso. Chinaglia si è assoggettato a una mentalità diversa, a un gioco differente da quelle che erano le sue caratteristiche, perciò ci è stato utilissimo, anche se al momento non è arrivato a vincere la classifica in Nonieri, è stato un giocatore determinante per il nostro campionato. Quest'anno, con un'esperienza in più della squadra, sono sicuro che Chinaglia farà molto di più anche dell'anno scorso. Formazione titolare dunque uguale a quella dell'anno passato, settore rincalzi. C'è qualche settore della squadra secondo lei che è debole sotto questo aspetto? No, nel modo più assoluto no, perché sia in difesa sia a centrocampo abbiamo degli uomini validi. E per quanto riguarda le punte abbiamo preso questo ragazzo dal Matera, Chimenti, il quale penso che farà anche lui il suo dovere. Maestrelli, per una volta tanto si comprometta, la favorita per il campionato di quest'anno? Ma senz'altro penso sempre il Milan e la Juventus, fra queste due squadre uscirà la squadra campione d'Italia. Con la fascia di capitano degli azzurri ancora Wilson. Dunque Wilson, la Lazio è praticamente nella stessa formazione, però vi conoscono ormai tutti, sarà un po' più difficile ripetersi, no? Sì, senz'altro. Il fatto che quest'anno non ci sia il fattore sorpresa è un handicap notevole per noi. Comunque teoricamente la squadra dovrebbe ripetersi perché siamo rimasti gli stessi dell'anno scorso. È stato un bene non cambiare niente? Beh, il mercato offriva soltanto dei grossi nomi, questi grossi nomi costavano tanto, quindi penso che la società abbia fatto bene non fare delle pazzie, quindi noi siamo contenti, almeno penso di esprimere il parere di tutti gli altri e essere rimasti gli stessi all'anno scorso. Chinaglia, l'anno scorso lei è stato un po' sul banco degli accusati, l'hanno rimproverato di aver segnato poco. Sì, l'anno scorso ho segnato 10 reti, e per certi erano un po' pochi, insomma. Tanti non erano, ma nemmeno tanto pochi, insomma, perché ho dovuto svolgere un compito un po' diverso dagli altri anni. So, io aiutavo più i centrocampisti, aiutavo un po' tutto. Ecco, non è un po' il suo gioco quello, no? No, non era il mio gioco abituale, insomma, mi sono dovuto cambiare da un anno che ho fatto tanti gol, da centravanti a sfondamento a tornare a fare centravanti arretrato, insomma. Quindi lei si augura che Maestrelli questa volta la riporti al suo ruolo originario? No, io rimarrei volentieri così, se facciamo lo stesso campionato che abbiamo fatto l'anno scorso rimarrei volentieri allo stesso ruolo. Folgorante inizio di campionato per la Lazio che, pur non apparendo ancora al massimo del suo rendimento, si è autorevolmente imposta sul campo della Nerossi Vicenza. E il suo netto successo è tanto più convincente, in quanto ottenuto di fronte a un avversario battutosi con grinta e generosità, dimostrando di non meritare una punizione così severa. Al fischio d'avvio parte veloce la Lazio che, dopo 8 minuti di gioco, va in vantaggio.
È Chinaglia che si incunea in area su lancio di Nanni e mette in rete. Reagisce il Nerossi che tenta la via del pareggio con questi tiri di Vitali al 10° minuto e di Damiani all'11°. La Lazio torna però a farsi pericolosa ed è Garlaschelli che al 17° impegna severamente Bardin. Si registrano poi due interventi del portiere laziale su una violenta punizione di Sormani al 21° e su gran tiro di Vitali al 28°. Mentre sul fronte opposto, al 30° Chinaglia sfiora la faccia superiore della traversa. Il tempo si chiude con un rigore reclamato dai vicentini per questo atterramento di Vitali da parte di Wilson. L'arbitro, il signor Michelotti, decreta invece una punizione contro il Vicenza per simulazione. All'inizio della ripresa il Lanerossi si riversa in attacco alla ricerca del pareggio. Tenta la via della rete Damiani all'11° su lancio di Sormani, ma è la Lazio che al 18° raddoppia in contropiede con Re Cecconi pescato da un lancio di Frustalupi. Le redini del gioco sono ora in mano alla Lazio e il portiere vicentino Bardin deve prodursi al 24° per neutralizzare un insidioso tiro di Petrelli. I vicentini tuttavia non si arrendono e continuano a cercare il gol senza riuscirvi con questa azione di Damiani al 34° e con Vitali 3 minuti più tardi. Giunge invece la terza rete della Lazio propiziata da Chinaglia, sul cui tiro Bardin non trattiene, dando modo a Garlaschelli di segnare senza difficoltà. È il 41° e la gara si chiude praticamente qui. La Lazio è partita in maniera quanto mai veloce, fra le favorite della vigilia è quella che nella giornata inaugurale del torneo ha fatto meglio. Dove vuole arrivare questa Lazio, signor Maestrelli? No, io innanzitutto voglio dire questo, non siamo tra le favorite, noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso pensando a ogni singola partita, senza avere dei programmi futuri di ambizione di grossa classifica. Ecco, ha detto giusto, ha citato l'anno scorso e infatti abbiamo visto la squadra dell'anno scorso solida e veloce con qualcosa in più, forse un anno d'esperienza in più. Sì, appunto, un qualcosa di esperienza. La squadra non ha reso al massimo oggi anche perché aveva sulle spalle la partita di mercoledì a Sion. Penso che soprattutto sul piano dinamico, sul piano atletico possiamo fare molto di più di oggi. Bene, fra i singoli abbiamo visto che molti sono già in ottima forma, in particolare vorremmo chiederle di Chinaglia. Allora, deve andare o no in nazionale questo centravanti? Beh, io credo che al momento Chinaglia meriti, assieme a Rececconi e a Wilson, di far parte del club azzurro come Vaccareggi li ha chiamati, insomma. E un'altra cosa voglio dire, se mi permette, voglio ringraziare tutta la squadra, perché oggi, siccome è il mio compleanno, io avevo chiesto a loro almeno un pareggio. E mi hanno dato la vittoria e questo mi accresce ancora di più la gioia di questa giornata, ecco. Bene, allora facciamo anche noi gli auguri appunto per il suo compleanno. Grazie.
Forse non era crisi quella della Juventus. Dopo la sconfitta sconcertante di Napoli, ecco la pronta, brillante replica contro la Lazio. Una partita che ha visto, soprattutto nel secondo tempo, i bianconeri giocare in modo intelligente, darsi vicendevolmente una mano nei momenti difficili, correre a tutto campo e contrastare la Lazio, che non stava certo a guardare. Se in campo laziale Chinaglia si è dato parecchio da fare, mettendo in difficoltà Morini, anche Rececconi e Nanni hanno lavorato bene. Dalla parte opposta, dopo aver sottolineato la buona prova collettiva del centrocampo e della difesa bianconera, una nota particolare per Altafini e Bettega, mentre Causio, nei secondi 45 minuti, è stato forse il migliore in campo. La battaglia, corretta, è subito vivace. Ecco Chinaglia che avanza e tira, riprende Garlaschelli, ma Zoff è pronto a parare. Trentaduesimo. Bettega, stretto fra tre avversari, tenta il tiro che Wilson ribatte. La palla torna a Cucureddu che centra l'incrocio dei pali. Al 45esimo segna la Lazio. Chinaglia serve Nanni e corre a smarcarsi sorprendendo Morini. Poi sul cross del mediano raccoglie di destro molto bene battendo Zoff. La Juve pareggia al quinto della ripresa, punizione di Causio, testa di Altafini e palla in rete. Sulla spinta di questo gol i bianconeri ritrovano estro e slancio. Capello, Causio, Furino e Cucureddu lavorano a tempo pieno ed è appunto su guizzo spettacolare di Causio che si crea un'occasione d'oro per Longobucco. La conclusione è sbagliata. Ma il gol è solo rimandato. Al 17esimo su lancio di Capello Altafini va sulla destra e centra. Stacco di Bettega vecchia maniera e la Juve passa in vantaggio. La Lazio non si arrende e si fa minacciosa. Chinaglia si smarca a destra e centra lungo. Zoff si fa precedere da Frustalupi lasciando la porta sguernita. Ma l'attacco di Rececconi e compagni si spegne sul serrato pacchetto difensivo juventino. Quarantunesimo, il terzo gol bianconero vede ancora Altafini protagonista. Dal suo piede parte il passaggio per Cucureddu, ben corsa scaravente in rete. Tra il primo e il secondo tempo si è avvertito una certa differenza di ritmo e di rendimento della la Lazio. Lei è d'accordo con questo giudizio? Ma io credo di no, che non ci sia stata una differenza di ritmo, anzi mi pare che nella seconda parte del secondo tempo la squadra abbia avuto una reazione veramente notevole, tanto da mettere in difficoltà sovente la Juventus. Per quanto riguarda il gioco d'attacco, si è notata una manovra accentrata, soprattutto su Chinaglia. Ritiene che questo sia un fatto che possa aver danneggiato la squadra nel secondo tempo? Ma non è vero assolutamente questo, perché la squadra si è proiettata in avanti non solo con gli attaccanti, si è proiettata in avanti e ha cercato la conclusione anche con i centrocampisti e persino anche con i difensori. Si può dire che la squadra ha superato lo shock della partita della Dinamo? Ma io penso senz'altro, questa partita di oggi per noi era forse troppo importante per tutto l'andamento del campionato. Con questa vittoria penso che torniamo come prima, che tutto filerà liscio e che troveremo sempre questa Juventus di oggi. Senta, si è visto un Altafini centravanti molto efficace. Nasce il problema di un dualismo fra Anastasi e Altafini? Ma questo dualismo non è mai esistito. Noi abbiamo tre punte che sono magnifici giocatori, sia lui che Anastasi che Bettega, e a volte giocano due o a volte possono giocare anche tutti e tre. Ventitresimo del primo tempo. Superchi riesce a neutralizzare un rigore di Chinaglia e sulla ribattuta il centravanti spedisce il pallone oltre la traversa. Questa è la grande occasione che avrebbe consentito alla Lazio di vincere una partita che, se è stata caratterizzata da numerosi errori commessi da entrambe le squadre, è risultata anche ricca di azioni ben manovrate e di conclusioni a rete. È stato insomma, nonostante lo 0-0, un incontro vivace tra due formazioni decise ad assicurarsi l'intera posta. Su tutti sono riusciti ad imporsi i Superchi, che vediamo impegnato da una conclusione di Chinaglia. E Pulici,
che ha dovuto fare molta attenzione sui tiri da lunga distanza, come questo di Speggiorin su punizione, che è un po' una caratteristica del giovane avanti Viola. Qui è Antognoni a impegnare di testa Pulici, che si lascia sfuggire il pallone per poi recuperarlo in extremis. Al 22esimo l'episodio che ha determinato il rigore. Spunto di Nanni che supera Antognoni ma viene ostacolato fallosamente da Merlo in area. Gonella non ha esitazioni e concede la massima punizione tra le consuete proteste. Chinaglia si incarica del tiro, breve rincorsa e pronta replica di Superchi su un pallone poco angolato. Chinaglia ci riprova con una acrobatica rovesciata ma fallisce il bersaglio. La manovra della Fiorentina riprende ad essere agile. Roggi tenta di sorprendere Pulici con un tiro ad effetto. Sull'altro fronte Superchi continua a vietare a Chinaglia la strada del gol. Poco prima dello scadere del tempo, su cross di Oddi è Re Cecconi con un tempestivo colpo di testa a sfiorare la marcatura. Il ritmo cala sensibilmente nella ripresa, ma prima Garlaschelli con un tiro contro l'esterno della rete. Poi Desolati con una staffilata che va a lambire la traversa offrono nuove emozioni al pubblico. Comunque bisognerà attendere quasi la fine per poter annotare qualche altro episodio di rilievo. L'ultimo vede per protagonisti Nanni, autore del tiro, e ancora una volta Superchi che salva il pareggio con una prodigiosa deviazione in angolo. Per questa trasferta di Cesena Maestrelli aveva qualche preoccupazione e allora ha mandato in campo una squadra chiusa, bloccata, con Petrelli finta alla sinistra ma in pratica terzino e Nanni in posizione avanzata a contrastare le pericolose incursioni del terzino Ceccarelli. Dal punto di vista tattico non ci sono stati errori, si è giocato a gran ritmo dal primo all'ultimo minuto, ma le conclusioni a rete da una parte e dall'altra sono state scarse e lo spettacolo alla fine ne ha un po' sofferto. Al 28esimo del primo tempo Frustalupi ha lanciato Chinaglia in piena area invitandolo al gol. Chinaglia si è smarcato bene, ma il portiere Mantovani non gli ha lasciato il tempo di concludere. In apertura del secondo tempo, il Cesena ha la grande occasione col centravanti Bertarelli. Palo esterno e palla sul fondo. Le difese non cedono e gli attaccanti finiscono per arrendersi. Su questa palla filtrante di Frustalupi scatta come una molla Mantovani, come in questo dialogo fra Chinaglia, Frustalupi e Garlaschelli. È il suggello di uno 0-0 quasi inevitabile. La partita viveva anche sulla sfida a distanza tra i due cannonieri Riva e Chinaglia. Ha vinto il laziale che ha segnato un gol ma che ha anche fatto più gioco del suo amico rivale, in ciò facilitato dal fatto che la Lazio ha giocato meglio del Cagliari. Attacca inizialmente il Cagliari ma Chinaglia si presenta subito con questo biglietto da visita. È il preludio al gol che giungerà al 21esimo. È un capolavoro del centroavanti bianco-azzurro che strappa l'applauso anche agli infreddoliti tifosi cagliaritani. Chinaglia assalta Tomasini e Nicolai e batte Albertosi in uscita di esterno destro. È un gol così bello che vogliamo riproporvelo anche dall'alto. Ecco lo slalom del centravanti laziale tra Tomasini e Nicolai ed il beffardo tocco di esterno destro che batte Albertosi. Il Cagliari reagisce ma la rete al passivo condiziona la manovra rosso-blu. Riva chiede il rigore per questo fallo da parte di Petrelli ma l'arbitro Giunti non è dello stesso avviso ed anzi ammonisce il giocatore per proteste. Nenè tenta la via della rete su punizione ma Pulici respinge e Wilson libera definitivamente. Nella ripresa i padroni di casa cercano disperatamente il pareggio. Al 12esimo passaggio smarcante di Gori per Butti che manda la palla sul montante alla sinistra di Pulici. Al 32esimo ultima occasione per il Cagliari.
Cross di Nenè, Gori gira di testa ma Pulici compie il suo capolavoro deviando in angolo. Al termine, Chinaglia esce dal Sant'Elia abbracciato a Maestrelli. Una immagine che simboleggia il momento di felicità della squadra romana. Non è intervenuto all'Olimpico il pubblico delle grandi occasioni, ma ancora una volta la passione per il calcio ha superato le difficoltà imposte dal regime di austerity e oltre 60.000 spettatori hanno assistito al derby capitolino. Un derby senza sorprese, dato che ha vinto la squadra che alla vigilia veniva data come favorita. Ma c'è da dire che la Roma, come già le era accaduto 8 giorni prima contro il Napoli, non è stata assistita dalla fortuna. La Lazio è partita molto bene, con Nanni, autore del tiro, intenzionato a bissare il successo personale dello scorso anno. E con Garlaschelli, deciso a riscattare le recenti incerte prestazioni. Qui Conti è bravissimo a deviare in angolo un suo tiro cross. La Roma appare più ordinata di altre volte, attacca senza scoprirsi troppo, regge bene il confronto con il centrocampo laziale e cerca di mettere in difficoltà Pulici con frequenti cross. Sull'altro fronte Chinaglia cerca di superare l'attenta guardia di Battistoni. Al 33esimo la Roma si porta in vantaggio. Cross di Rocca respinto da Wilson, raccoglie Morini che serve Negrisolo, il terzino si produce in un ottimo spunto, supera di slancio 3 avversari e batte Pulici con un raso terra angolatissimo. La Lazio reagisce prontamente, da Receconi a Chinaglia che va via sulla sinistra, si libera di un avversario ma il suo tiro viene ribattuto da Battistoni. Nell'intervallo la Lazio sostituisce D'Amico con Franzoni ed è l'esordiente attaccante a mettere a segno il pareggio dopo appena un minuto raccogliendo in tuffo un cross di Garlaschelli. Ora è la squadra di Maestrelli ad attaccare con maggiore decisione. Conti ferma in 2 tempi una punizione di Chinaglia. Ma subito dopo viene sorpreso da un colpo di testa di Franzoni che viene sventato da Santarini in calcio d'angolo. La Roma cerca il colpo a sorpresa in contropiede. Rocca serve Domenghini solo al centro dell'area, ma la conclusione è sbagliata. Poi è Chinaglia ad avere un'ottima palla gol da Martini, forse il migliore in campo. Conti esce e neutralizza la minaccia. Continuano i capovolgimenti di fronte. Qui è Cappellini, su invito di Battistoni, a non sfruttare una favorevole occasione. E al 24esimo la Lazio ottiene il gol della vittoria con Chinaglia che salta su un cross di Receconi e poi con una mezza girata spedisce in rete. Il finale vede la Roma protesa in avanti alla ricerca del pareggio. Prati si destreggia abilmente e in rovesciata spedisce di poco fuori. Poi, su preciso suggerimento di Cordova, Domenghini, lasciato inspiegabilmente solo, colpisce il palo e sulla respinta tira sul fondo. L'ultima occasione è per Franzoni, lanciato da Chinaglia. Il tiro centrale è fermato da Conti. Sa cucuca sa ti pega.
Ultimo minuto di gioco, punizione per la Lazio. Frustalupi attende il piazzamento dei compagni, poi lancia in profondità Recceconi che raccoglie in corsa e batte Vecchi. È il gol che permette alla Lazio di iniziare il 1974 con 2 punti di vantaggio su Juventus e Napoli, 3 sull'Inter, 4 sulla Fiorentina e 5 sullo stesso Milan. Un Milan che ha disputato all'Olimpico una grossa partita contro una Lazio migliore nell'organizzazione del gioco, ma spesso in difficoltà sui contropiede condotti dai rossoneri. Il successo comunque la Lazio lo aveva meritato nel corso della partita, condotta ad un ritmo vertiginoso, specie in fase offensiva, dove Garlaschelli è emerso per incisività. Notevole anche il contributo di Nanni, il quale, nonostante fosse stato predisposto alla marcatura di Rivera, si è anche spinto in avanti alla ricerca del successo personale. È suo il tiro che Vecchi neutralizza. Al 28esimo, su azione di calcio d'angolo, Garlaschelli riesce a segnare, ma l'arbitro Ciacci non convalida, avendo ravvisato un fallo di mano dello stesso giocatore. Una grossa occasione si presenta poi a Petrelli in seguito ad una punizione di Chinaglia non trattenuta da Vecchi. Sulla ribattuta il pallone passa tra le gambe del laziale e la retroguardia rossonera può liberare. La fine del primo tempo viene decretata dall'arbitro su un calcio d'angolo di Chiarugi che a difesa ferma viene raccolto da Bigon. Il gol logicamente non è valido e le due squadre rientrano in parità negli spogliatoi. Il contropiede del Milan diventa più pericoloso nella ripresa che si apre con un salvataggio di Pulici su Bigon. Chinaglia intanto continua ad essere insidioso sui calci di punizione, ma Vecchi replica sempre con grande bravura, compiendo l'intervento più brillante al 16esimo. Cross di D'Amico, pallone conteso da Petrelli e Zignoli che colpisce di testa per ultimo e gran tiro al volo di Nanni che il portiere devia distinto oltre la traversa. Che la giornata sia comunque negativa per il Milan che aveva sempre segnato in campionato per l'intero 1973 lo conferma questo episodio che vede Biasiolo mancare la sfera a porta vuota dopo un colpo di testa di Bigon su punizione di Rivera. Pronta è la replica della Lazio con azione di Garlaschelli D'Amico che finta e tira ma Vecchi ancora una volta si distende in tuffo e mette sul fondo. Subito dopo Petrelli e Benetti vengono espulsi per reciproche scorrettezze mentre Franzoni subentra a D'Amico. In precedenza Bergamaschi aveva sostituito Sogliano. Verso la mezz'ora il Milan ha un'altra occasione per aggiudicarsi il successo ma Bigon non la sfrutta convenientemente consentendo a Pulici di sventare il pericolo. Recceconi, pochi gol ma più che buoni direi ottimi. Pochi gol ma buoni, quest'anno ne ho fatti 2, insomma ho battuto il record di anni precedenti, insomma che era soltanto di un gol. Mi auguro che non sia solo e di continuare così, però secondo me non è importanza chi fa il gol, che l'abbia fatto io o che l'avesse fatto un altro, per me era la stessa cosa. L'importante era ottenere la vittoria e ci siamo riusciti, questo è il motivo d'orgoglio di tutti i giocatori indistintamente. Continua la magia del presidente Lenzini, aveva detto che a fine campionato, a fine anno la Lazio sarebbe stata prima in classifica, ha detto che avrebbe battuto il Milan per 1-0, tutto si è verificato. Adesso qual è la prossima profezia? Non mi pronuncio perché io non sono né un mago né un indovino. In ogni maniera so che a Genoa pareggeremo. Allora non facciamo profezie, diciamo qual è la speranza, qual è l'auspicio del presidente della Lazio? Che alla fine del giorno andata dobbiamo districare la seconda di 4 punti. E alla fine del campionato? Prima in classifica, scudetto. In ogni campionato di calcio c'è una squadra che ha il suo momento, momento nel quale tecnica, abilità, classe ed anche fortuna si sommano e fanno, come si dice in gergo, risultato. Questo, se ne è avuta conferma a Genova, è il momento della Lazio, oggi alla sua 6ª vittoria consecutiva. 17 minuti di gioco a centrocampo, poi al 18esimo la rete. Cross di Chinaglia, batte Nanni e sulla risposta di Spalazzi, Garlaschelli segna. Dicevamo del momento Lazio. Ecco alcuni episodi significativi della reazione del Genoa. Qui Pulici para su corso. Poi è Pruzzo ad esitare troppo, forse troppo. E infine è ancora Pruzzo a calciare a lato un pallone più che favorevole. Per la Lazio c'è stata al 35esimo quest'occasione di Chinaglia.
Nel secondo tempo spinge ancora il Genoa. Ecco una conclusione di corso. Poi, per questo fallo di Martini su Maselli, l'arbitro Motta concede un rigore al Genoa. Tira Corradi ed è gol nonostante il tocco di Pulic. È il settimo minuto. Al 17esimo Maggioni di testa potrebbe raddoppiare, ma in contropiede al 25esimo la Lazio fa suo il risultato, ancora con Garlaschelli che dal limite dell'area sorprende Spalazzo. Lazio 2, Genoa 1. Dopo 6 successi consecutivi la Lazio è stata sconfitta dal Torino sul proprio campo, un avvenimento che non si registrava da 18 anni. Nello stesso tempo i biancoazzurri hanno perso l'imbattibilità interna che si protraeva da oltre 2 anni e mezzo. L'andamento del primo tempo non lasciava prevedere una simile soluzione, anche se i Granata di fronte alla pressante offensiva laziale avevano dimostrato una perfetta tenuta difensiva, specie in Castellini, autore di numerosi interventi. Qui mette in angolo un insidioso rasoterra di Chinaglia. Il centravanti laziale ha trovato in Zecchini un attento controllore, ciò nonostante i suoi tentativi sono stati i più seri. Il portiere laziale Pulici, concluso il primo tempo senza essere stato troppo impegnato, è stato battuto al 10° della ripresa sulla prima vera offensiva a Granata e di Graziani il gol che deciderà l'incontro. Da questo momento, con una Lazio sbilanciata eccessivamente in avanti alla ricerca del pareggio, il Torino avrà numerose possibilità per rendere più vistoso il successo. La prima occasione si presenta a Rampanti su invito di Graziani, ma la mira è sbagliata. Poi è la volta di Graziani a presentarsi solo davanti a Pulici che in uscita riesce a sventare l'insidia in calcio d'angolo. Quindi tocca al Pulici torinese a spedire oltre la traversa da breve distanza. La manovra della Lazio diventa sempre più affannosa, l'intera squadra si riversa nella metà campo avversaria, ma sono pochi i veri pericoli per Castellini. Ben altra consistenza hanno le repliche del Torino. Qui è ancora Pulici a sventare il pericolo uscendo su Agroppi. Nel finale i Granata ritengono opportuno chiudersi in difesa del vantaggio e della Lazio ad avere le migliori occasioni per pareggiare. Un tiro di Nanni sorvola la traversa. Poi su cross di Frustalupi Chinaglia si produce in una girata non perfettamente riuscita ma abbastanza valida per costringere Castellini in angolo. Infine, su corta respinta di Fossati, è ancora a Chinaglia a impegnare a terra il portiere Granata. Dopo oltre 2 anni e mezzo, la Lazio ha perso la prima partita in casa. Merito del Torino o demerito della Lazio? Ma io penso prima merito del Torino. La Lazio si è battuta caparbiamente. Ha trovato il Torino ben disposto a recitare la propria parte, cioè che era quella di un risultato positivo. Chiaro che alla distanza magari la Lazio può essersi un po' disunita perché non era facile andare contro la nostra difesa, quindi può aver creato a noi gli spazi necessari per agire in contropiede, cosa che noi abbiamo fatto abbastanza bene. Ecco, come sono nati i presupposti di questo successo secondo lei? Io penso che una delle cose sia stata l'umiltà della squadra che in un momento difficile ha saputo adeguarsi e anche soffrire, specie il primo tempo. Questa sconfitta, Maestrelli, pregiudica le aspirazioni della Lazio? Aspirazioni mi pare che siamo ancora in testa alla classifica, questo non pregiudica niente. Ci siamo rimasti male perché dopo 6 consecutive vittorie ci aspettavamo un risultato ancora positivo. Purtroppo questo non è capitato. Pazienza, cercheremo di ricaricarci per la partita di Foggia. Lazio sola al comando con Chinaglia risolutore. Partita tutta ritmo e agonismo che almeno sino alla metà della ripresa sembrava destinata ad un ragionevole e onesto pareggio. A 20 minuti dalla fine però il Foggia ha cominciato ad accusare la stanchezza e ad avvertire qualche segno di nervosismo. È stato allora che la Lazio si è ritrovata qualche spicciolo di energia in più. Una punizione al 39esimo minuto, sempre della ripresa, ha fatto il resto. Tocco di Frustalupi e fulmineo rasoterra di Chinaglia che indovina l'angolino a destra di Trentini. Niente da fare per il portiere foggiano che si è mosso forse con qualche istante di ritardo. Per i foggiani in verità il primo colpo era venuto all'11esimo minuto di gioco per via di un presunto rigore negato dall'arbitro Torelli dopo un fallo di Polentes ai danni di Villa. Per tutto il primo tempo il gioco è rimbalzato da un'area all'altra risolvendosi quasi sempre a 3/4 di campo come se le due squadre adottassero lo stesso modulo di gioco.
Più insidiosa e efficace comunque l'azione degli attaccanti foggiani, con Pavone, Rognoni e Valente un po' sciuponi in prima linea. Nella ripresa Maestrelli ha fatto marcare più insistentemente Rognoni a cura di Inselvini, ottimo sostituto dell'assente Rececconi, e l'attacco foggiano ha perso colpi. È cresciuta la Lazio. Prima visaglia del gol in arrivo, una botta di testa di Chinaglia, bloccata a portiere battuto sulla linea di porta dall'onnipresente Pirazzini. I disperati sforzi del Foggia dopo la rete non potevano più dare frutti. La Lazio ha conquistato il platonico titolo di campione d'inverno vincendo alla grande sul Bologna. Un 4-0 che ha avuto le sue premesse dopo soli 4 minuti di gioco con un gol di Garlaschelli scattato tempestivamente su cross di Nanni. Il Bologna ha avuto la possibilità di pareggiare al 18° con Landini, sulla cui conclusione Pulici si è opposto validamente. Pur privi di Rececconi, i laziali hanno avuto saldamente in mano le redini del gioco grazie all'ottima prova fornita dal giovane D'Amico. Questa manovra, da lui impostata, viene conclusa al volo da Garlaschelli. La squadra bolognese ha un buon avvio in apertura di ripresa, cross di Bulgarelli e colpo di testa di Landini. Poi la Lazio assume decisamente l'iniziativa per mettere al sicuro il risultato. Buso ferma a terra un tiro di Chinaglia e su un cross di Frustalupi viene ostacolato dallo stesso Chinaglia. Il pallone sfugge alla presa e Garlaschelli lo spedisce in rete. Il gol viene giustamente annullato. Al quarto d'ora comunque giunge il raddoppio. Lancio di Frustalupi, tacco di Chinaglia e conclusione vincente di D'Amico che realizza il suo primo gol in Serie A. Chinaglia e D'Amico cercano di ripetersi su punizione, ma questa volta il pallone termina sull'esterno della rete. Alla brillante prova dei laziali manca ancora la firma di Chinaglia, ma il centravanti, come in questa circostanza, sembra non avere fortuna. Quando alla mezz'ora, su invito di Martini, Cresci è costretto ad abbracciare Chinaglia per frenarne lo spunto. L'arbitro Mascali concede il rigore, che lo stesso giocatore trasforma con un tiro sulla destra di Buso. Le ultime battute vedono il Bologna intenzionato a diminuire il distacco. Landini viene fallosamente ostacolato da Petrelli, ma l'arbitro fa proseguire. Quasi allo scadere il quarto gol. Martini serve D'Amico che salta un avversario e rimette sul centro dove Chinaglia non ha difficoltà a segnare. Un gol che corona l'ottima prestazione della squadra bianco-azzurra e in maniera particolare quella di D'Amico e Chinaglia. Io direi di elogiare l'intera squadra, cominciando da D'Amico, che il ragazzino adesso è entrato, che non è più il ragazzino, ormai è molto maturo. E io avevo detto che fra 2 anni arrivava al nazionale, se va avanti così, forse anche prima, non si sa. La profezia del presidente della Lazio si è avverata, la Lazio è campione d'inverno con 3 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. No, non si è avverata, in quanto aspettavo un punto in più. Aspettavo 4 punti, a me sta bene anche 3 punti.